multiply input and multiply output massivo, ovvero sulla tecnica pratica per inviare e ricevere più di un segnale di dati simultaneamente sullo stesso canale radio, e sul beamforming, cioè tecnica di elaborazione del segnale per la trasmissione o ricezione direzionale, ricordiamoci questo termine. Al momento si segnala, questo lo dice la ISPRA, al momento si segnala la carenza di riferimenti tecnici anche internazionali, per cui andranno previste nuove modalità di esecuzione delle misure con interventi agili e tempestivi e nuove procedure di valutazione dell'autorizzazione dei nuovi impianti, poiché la natura stessa della trasmissione comporta lo studio di un assetto complesso e dinamico di diagrammi di radiazione. Avete capito qualcosa? No. È aria fritta. Aria fritta. Ma è stata apposta, non posso dire niente. Aria fritta. Questi parlano così in Parlamento. Se io fossi stato un senatore, scendevo e gli facevo un culo così. Scusate l'espressione. Ma così al Parlamento chiacchierano tanto. No, gente incompetente che sta lì e non sa perché ci sta. Loro stanno lì come a fare i nostri guardiani. Devono fare i mastini. E invece stanno lì e si sentono cazzeggiare questi qua dell'ISPRA, che io li prendevo a legnate e li mandavo a spalare le tante. Insomma, non c'era nessuno sicuramente. Se vedi la percentuale dei partiti. Allora andiamo avanti. A seduta, quindi la somma di tutto questo, il sistema nazionale, dicono sempre loro, a rete per la protezione dell'ambiente, SNPA, si sta confrontando per approfondire la tematica 5G e mettere a sistema le informazioni in suo possesso relativamente agli impianti di 5G sulle proprie attività di valutazione preventiva e controllo. E quindi, questo lo dico io, quindi non esistono dati attendibili, non esistono dati, cioè questi danno le licenze e le concessioni per operare a luglio, entrano in attività e che cosa fanno? A Roma installano per esempio 200.000 ripetitori, non uno, stanno cambiando i lampadari dei lampioni, quelli non sono lampadari normali, sono questi, si chiamano ricetrasmettitori, perché praticamente questa nuova banda 5G lavora sui nanomillimetri, per cui nanometri o nanomillimetri uguale, nanometri, vabbè, comunque il concetto è la dimensione, no? Fanno male. Praticamente ogni lampione che sta sulla strada, e vedete che c'ha non più il neon ma c'ha i LED, quelli illuminati a luce LED, quelli hanno dentro i ricetrasmettitori che in linea retta, mentre tutte le altre onde elettromagnetiche hanno una sinusoide a cascata, a fontana, eccetera, questi vanno in linea retta, infatti stanno tagliando tutti gli alberi lungo i viali, perché se no non possono ritrasmettere il segnale. E allora questa, cioè vi arrivano dei raggi a LED, probabilmente su quella frequenza lì, se non è LED è giù più o meno comunque in alta frequenza. No, scusa, LED è del visibile, scusa, diciamo cazzate. Vanno su, è un sistema ottico. Sì, ma la luce LED è del visibile. Senti, andiamo avanti, non mi interrompere. Tralascio altre cose. A fretta, sì. E quindi non esistono dati attendibili. E questi continuano a dire, insomma, i gestori vanno tutelati, non i cittadini vanno tutelati, lo dicono loro, se potete, dunque, senza ledere i diritti dei gestori, come preventivato nella nota sopra stilata dalla ACCUM numero A61551, cioè ostacola all'installazione di impianti LELE di comunicazione mobile e broadband wireless access e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G, cioè dicono dobbiamo fare di tutto per dare il culo quanto prima, scusate l'espressione ma così si capisce, a questi signori delle telecomunicazioni, non cerchiamo di dargli ostacoli. Questo dice l'AGCOM, che è l'autority delle telecomunicazioni, l'AGCOM, ed è messa lì, il proprio dettato istituzionale è quello di garantire un servizio di telecomunicazioni funzionali ai cittadini, non ai gestori di telecomunicazioni. Vado avanti e concludo, allora la Vodafone dice Bisio, che sarebbe il CEO, il
CEO, sapete cos'è il CEO? No, vabbè, non ve lo dico, ve lo dico un'altra volta, è il CEO di Vodafone. Io lui non l'ho mandato a fanculo, ho mandato a fanculo il direttore commerciale di Vodafone con cui io lavoravo da 2 anni, che quando ho visto queste cose qua ho detto io a queste cose qua non ci sto. L'ho mandato a fare in culo in pubblico con 400, in un'assemblea pubblica di 400 ex, cioè di agenti di Vodafone. Non mi ha denunciato. Allora, questo signore dice, Bisio, parlando dei vantaggi tecnici della rete 5G, il perché l'operatore faccia questa considerazione è presto detto. Con velocità fino a 10 gigabit al secondo, quando oggi i vostri cellulari viaggiano a 20, 30, 40 megabit al secondo, cioè 30.000 volte di meno, vabbè, è chiaro che è chiaro che il ritardo nel trasferimento dei dati viene ridotto al minimo. Per fare un confronto con la stessa rete Vodafone, l'attuale latenza è di circa 9 millisecondi, alla latenza è di circa 30 millisecondi con una velocità massima su giga network 4,5 giga di 1 gigabit al secondo. Allora, la latenza è il ritardo, il delay, come si dice in americano. Il delay è il ritardo con cui la comunicazione viene ricomposta da vagonetto in cui viene scomposta il dato. Il dato viene ricomposto da modem da modulatore a demodulatore in formato binario, e quel tempo lì per ricostituire il messaggio, la serie dei bit che compone il thread, e quella diciamo ricomposizione richiede 5 millisecondi, prima richiedeva 30 millisecondi, adesso con il 5G 5 millisecondi, ma a un cittadino normale che gli serve? Adesso, no, lo dico. Adesso ci arrivo. Allora, tutto questo casino perché? Perché le imprese potranno riscrivere le loro filiere e guadagnare in produttività. Perché serve la rete 5G? Il traffico dati è in costante aumento e servono quindi strumenti più evoluti. Secondo le previsioni citate da Vodafone, nel 2022 il traffico dati nella sua rete sarà triplicato rispetto a quello del 2019, a sua volta già incrementato del 70% su base annua, e il 5G, fra parole sue del CEO, il 5G parte da una necessità, secondo Bisio dice appunto, divenuta un must per continuare a soddisfare i bisogni correnti e crescere delle persone nelle applicazioni di oggi. E arrivo al dunque. Un occhio di riguardo va ai servizi e in particolare ai videogiochi, realtà virtuale e mista e sport elettronici sono principali riferimenti usati dall'amministratore delegato di Vodafone. Il traffico del gaming, come lo chiamano, sulle reti Vodafone è triplicato tra l'aprile 2018 e aprile 2019, ma si parla anche di nuovi strumenti digitali per il mercato dell'istruzione, Smart City, Industria 4, realtà aumentata della realtà virtuale quasi reale. La fabbrica dei consigli. Cioè, questa è la fabbrica delle illusioni. La gente normale non c'ha nessun bisogno di queste cose. Viceversa, è la grande finanza, da cui le telecomunicazioni sono una branca importante come la farmaceutica un'altra, ma quella che è più importante è quella dei soldi. Devono fare soldi, non gliene frega niente che voi morite di tumore, di malattie acquisite all'ospedale, oppure se vi viene una malattia derivante dal vizio del gioco o dalle droghe. Oppure ci vogliono rincoglioni ancora al tempio non te lo. Certamente, chiaro. Quindi, i soldi di loro li stampano. Quindi questo 5G, no, ve ne dico un'altra, c'è già pronto il 6G. Già è pronto, è chiaro che adesso non li metteranno in commercio perché devono sfruttare il prodotto che adesso sta arrivando. Il prodotto commerciale, cioè una nascita, una vita, un'iperbole e poi una caduta, come tutti i prodotti industriali commerciali. Quindi, detto tra noi e concludo, qui siamo di fronte a giocare queste cose. Siamo di fronte
ad una distruzione del collante della società, ad una distruzione del genere umano, perché se non proviamo immediatamente a trovare una soluzione che inibisca questo progetto demenziale che sta portando avanti questa gentaglia qua, in competizione nel contempo con gli androidi che stanno arrivando oramai con gli automatismi industriali che toglieranno il lavoro e quindi la ridistribuzione della ricchezza e quindi il potere del cittadino, della sovranità monetaria che già è stata tolta attraverso mille rivoli, noi siamo destinati a un mondo di barbari che si farà la guerra l'uno con l'altro e che ci porterà alla distruzione anche come genere umano. Quindi troviamo un nuovo collante su queste nuove basi e cominciamo a agire e interagire e a apportare il nostro contributo. Ho finito. Grazie. E chi segue queste cose poi non cerca di trasmetterle agli amici, ai conoscenti, cioè, hai capito, non fanno questo lavoro le persone. Se io adesso esco da qui, no? O domani sono da qui, oppure vedo il video, farlo conoscere ad altre persone, ma la gente non fa niente. Cominciamo una domanda. Ma per aiutarla, ognuno di noi deve fare domanda. Ho qui un lungo testo illustrato con vignette intitolato Fermiamo il 5G. Ma cosa possiamo fare per fermare? Intanto io abbiamo fatto la denuncia. E c'è il signore presidente e il segretario dell'AGCOM che hanno la Guardia di Finanza tutti i giorni e noi gliela mandiamo tutti i giorni. Non vivono molto bene in questo periodo. Se la fate anche voi, per moltiplicato per mille, allora noi cominciamo a mettere io e Giorgio, abbiamo fatto un bel po' di cose reali. La signora Federica Guidi, che era ministro dell'industria fino a 2 anni fa, l'abbiamo fatta rimettere noi, perché voi non lo sapete, ma la signora Federica Guidi aveva fatto una gara d'appalto per la fornitura alla Enel di 32 milioni di contatori elettronici. Indovinare un po' chi aveva vinto la gara? La Ducati Elettronica, di cui lei era admin. Siccome poi aveva dovuto fare un ribasso troppo basso e non avrebbe potuto guadagnare, ha messo in cassa integrazione i 400 dipendenti che c'aveva Zola Predosa vicino a Bologna, ha trasferito la fabbrica in Slovenia, dove gli operai li pagava 10 volte di meno che in Italia. Poi, visto che c'era, ha detto: ma perché devo guadagnare solo 10 volte? Destabilisco e disloco la fabbrica in Cina e produco a 100 volte di meno il costo che ho in Italia. Solo che ha cominciato a produrli, ma quando ce ne siamo accorti noi, essendo i contatori come la bilancia del Norcino o come l'autovelox che fa la fotografia e vi fa pagare la multa, eccetera, è uno strumento fiscale anche il contatore elettronico, perché un terzo è il consumo di corrente che fate, i 2/3 sono tasse. Ma certo. Quindi, siccome sul contatore elettronico si pagano le tasse, il contatore elettronico è un documento, è uno strumento fiscale che poi le varie compagnie elettriche emettono anche poi fattura fiscale, perché la maggior parte sono tasse. E per fare quello lo strumento deve essere tarato dal Galileo Ferraris di Torino, solo da quello, per cui i cinesi non potevano averlo fatto tarare, per cui la possibilità di andare a discutere su se pagare o meno la corrente era del tutto fattibile. E quindi la signora Federica Guidi, presa col sorcio in bocca, gli abbiamo fatto 3 querele a raffica nel giro di un mese. E la signora Federica Guidi, con la scusa ufficiale di aver avuto le intercettazioni amorose col suo viceministro, ha dovuto dare le dimissioni, ma non l'ha dato per quello, l'ha dato perché noi l'avevamo incastrata. E adesso c'è il processo, non lo sa nessuno. No, ma come non sa nessuno che c'è il processo contro la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia e le banche commerciali italiane che abbiamo fatto noi, io, Giorgio e qualche altro amico? E c'è un processo a Vibo Valentia, non sa un cazzo di niente nessuno. Non c'è un telegiornale, un giornale, un giornalino di quartiere che ce lo chiede.
Abbiamo mandato le veline a tutti, a 400 fra giornali, telegiornali, radiogiornali, non ci ha risposto nessuno e nessuno ha ovviamente pubblicato la notizia. Abbiamo fatto costretto a dimettersi 867 direttori generali dell'ufficio delle entrate. Avete sentito qualcosa voi? 867 direttori generali. Sarà una cosa, certo che se lo facciamo soltanto noi, ovviamente siamo in 3-4, che possiamo fare? Quindi questa di lui ce l'ha fatta pure lei. Ah, una l'ha fatta pure lei. Ci sono venute, senza serve ci arriviamo. Capito? Cominciate a metterci la faccia. E a coinvolgere Valentino. Guarda, se parla tanto non sento. Dove. Facciamo qualcosa. Zitta. Valgono le firme. A tutto quello che fate vi dovete portare dietro la gente, perché da soli due o tre non fate niente. Ma se la gente è impazzita. Adesso lo sta a dire. Aggregate. Scusa, comincio a fare. La prossima denuncia, dammi i tuoi dati, se non vieni mi incazzo. Io voglio dire una cosa, scusate, prendiamo un parola. Io voglio dire una cosa, parlo da fisico. Hanno fatto esperimento al CERN e mettono per il bosone dei X, spendendo milioni e milioni di euro. Ma a me è tanto una stronzata. Sanno fare esperimenti, ha grattato per trovare il fattore di oscillazione dei neutrini, per verificare la teoria del coso. Vabbè, la teoria di chi? No, in genio, però vabbè, ha fatto male. C'è qualche altra domanda? No, vorrei sapere questi esperimenti a che servono, si sono. No, l'ho chiesto a te, ho detto c'è qualche altra domanda. Ma domande meglio si soldi. Vabbè, l'ultima domanda. Sì, io vorrei sapere queste cose mi interessano. Parla forte che non ti sento. Allora, queste cose mi interessano molto, per cui poi vorrei lasciare i miei dati, no? Per essere contattata. Volevo anche sapere, cioè non si può respirare a Roma, ci sono i gasdotti. Io vado molto a piedi, ma è una cosa. Ieri, sì. Ieri, allora, ma oggi. Sono giorni e giorni che si. Non no, ti dico che è successo oggi sul giornale quotidiano Libero di oggi, c'è la prima pagina con al centro una gigantesca fotografia di Virginia Raggi, in cui la nostra cara sindaca ci dice, per colmo del raggiro, della presa in giro, ha detto tenetevi la monessa in casa. Sì. Io la porteremo in casa noi. Veramente no. La portiamo sotto casa. A casa sua. Io sono dove abita. Abita a Palmarola. Dai, a Palmarola. Gli scarichiamo un po' da monessa. Abita a Palmarola, dai, non so dove abita. Lo sappiamo bene. Cosa si può fare? Così non ti sento. Cosa si può fare contro questo fatto dei gasdotti? Se voi ci date i vostri dati, noi vi inseriamo nelle comunicazioni, certo. E quando abbiamo qualche operazione che dobbiamo fare, ci serve il supporto di altre persone, ve lo comunichiamo. Esatto. Se volete fare qualcosa. Comunque le querele, le denunce alla Guardia di Finanza piuttosto che alla Procura della Repubblica, le può fare qualunque cittadino. E può pure copiare quelle che c'è stanno. Qua ce ne sono due. Già, se volete questa qua ve la regalo. Per favore, soltanto me la mandi. È per 5G. Chi la vuole? Questa la posso fare. Questa la puoi fare. Fai la scannerizzazione, se no poi mandami i dati tuoi, te la mando. Posso dire una cosa? Ah, me la mandi per email? Sì. Sul cellulare, c'è il cellulare mio? Sì, te la mando. Guarda, ecco qua, il cellulare mio qua. Casomai io la mandi su WhatsApp, qua. Ah, su WhatsApp. Qua, a questo numero qua. Perfetto. Oh, vi posso dire una cosa a questo proposito? Ma ascoltate o me ne vado a posto. Allora, questa la puzza è veramente diventata insopportabile, non ce la facciamo più. Io sono andata dagli operatori dell'AMA a dire quando lavate i cassonetti, perché l'accumulo, ma poi dopo il cassonetto deve essere lavato. Il cassonetto, mi hanno detto, non è previsto che venga lavato, non viene lavato. Fermi. Secondo, i cassonetti che ci sono non sono a norma, non sono adatti per il tipo di raccolta, perché dovrebbero essere
sigillati e chiusi. Quindi la Raggi, per dire che ha fatto la differenziata, ci ha messo veramente in una situazione di igiene pubblica a grande rischio, che non se ne può più. Allora, io che cosa ho pensato? Io abito in un condominio grande e abbiamo tra di noi una chat, di cominciare a denunciare, a raccogliere già 240 firme del mio condominio, a cui si aggiungeranno, perché ne sto parlando, le firme degli altri condomini, e quindi in una strada si arriva già a un mille firme, cioè di soddisfarli proprio di firme. Secondo, pure grazie a loro e con un'organizzazione fatta bene, qui potrebbe essere un punto, di organizzare una manifestazione portando tutte delle mascherine, di farle per la strada, di diffondere, sì. È perché ragazzi, o ci muoviamo, che qui non se ce la fa più. Posso dare un consiglio? Che il sindaco è responsabile dell'igiene pubblica. Va bene, alla prossima allora, dai.